La Calabria cambia passo, il ricambio generazionale in agricoltura. E questo è il tema che si è svolto ieri a Catanzaro, fortemente voluto dal presidente Oliverio e organizzato dalla giunta regionale, dal Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, con lo scopo di presentare ai calabresi i risultati della programmazione regionale del settore agroalimentare, lo stato di attuazione della spesa relativamente ai fondi comunitari e le ricadute nel territorio in funzione dello sviluppo e dell'occupazione. Ma questa è un'iniziativa per fare un bilancio dell'attività svolta, gli investimenti che sono stati realizzati in agricoltura, ma in modo particolare ha al centro il ricambio generazionale nel settore agricolo. Noi ci siamo posti l'obiettivo, appena mi sono insediato alla guida della regione, 1000 giovani in agricoltura. Lo abbiamo ampiamente realizzato questo obiettivo. Stiamo lavorando per raddoppiarlo, anzi, e siamo a oltre 1100 progetti già decretati e finanziati per quanto riguarda i giovani in agricoltura, e stiamo puntando ad andare appunto ben oltre quell'obiettivo che ci eravamo posti. C'è una platea oggi che è di giovani che hanno intrapreso in agricoltura, molti dei quali sono subentrati ai loro genitori, tanti altri di nuova intraprendenza. Il settore agricolo nel corso di questi anni è cresciuto, nell'export è cresciuto a due cifre, il settore agroalimentare ha uno spazio importante. C'è un dinamismo che è frutto della coniugazione tra il recupero delle tradizioni e l'innovazione di prodotto, l'innovazione dei processi produttivi, ma soprattutto anche una linea di internazionalizzazione delle nostre produzioni. Noi abbiamo dato opportunità attraverso un sostegno attivo, abbiamo programmato una premialità oltre all'investimento fino al 70% per i giovani, appunto, relativamente ai progetti presentati. Abbiamo dato una premialità fino a 50.000 euro proprio per incentivare investimenti da parte dei giovani, la intraprendenza da parte dei giovani. Il settore agroalimentare è quello portante della nostra economia regionale, quindi un'operazione di immissione di energie fresche è fondamentale non solo per dare opportunità di lavoro, ma anche per portare la freschezza necessaria per che l'innovazione possa innervarsi con la struttura produttiva dell'agricoltura calabrese. L'agroalimentare, e parlo di agroalimentare non a caso perché la filiera anche nei processi di trasformazione si sta allargando e sta realizzando una grande sintesi, e ha ancora grandi spazi. Ci sono filiere, quella vitivinicola che ha consentito di fare passi enormi in avanti. Al Vinitaly quest'anno abbiamo avuto 73 aziende rispetto alle 32 del 2014. Nel settore ortofrutticolo c'è appunto una qualità che si afferma sui mercati con i prodotti calabresi. La filiera dell'olio sta espandendo anche la capacità di essere presente con i processi di trasformazione, di imbottigliamento e di commercializzazione. C'è tanto ancora da fare naturalmente, però la strada che abbiamo imboccato è una strada che sta dando risultati importanti. È il frutto, per dirla in gergo agricolo, di una semina importante che abbiamo fatto in questi anni.